buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti anche oggi. Oggi presentiamo, ora non scenderò molto nel dettaglio, lascio la parola naturalmente al progetto che si sta vicino, ma intanto vi faccio un piccolo quadro. Presentiamo un progetto che si occupa di cultura, come capirete. È un progetto che il Comune sostiene anche con l'appoggio fondamentale della Fondazione Cultura del Museo di Storia Naturale. Il Comune lo sostiene attraverso i servizi informatici e andiamo a capire come mai. I servizi informatici del Comune danno supporto per l'installazione e la configurazione di una piattaforma che consentirà di attivare un progetto che in termini tecnici si chiama crowdsourcing, cioè quando per ottenere un risultato, per raggiungere un obiettivo di un progetto, non si procede attraverso dei tecnici o degli esperti che vanno a popolare un database, ma in questo caso il database è popolato dai cittadini. Cioè i cittadini possono segnalare l'osservazione di una specie, in questo caso delle specie animali, passeremo poi anche già da ora anche per i dettagli. Possono segnalare quindi specie animali e vegetali che osservano e fornire appunto all'archivio la documentazione relativa all'osservazione. In questo modo viene creato appunto un archivio, un database che scaturisce appunto dall'osservazione dei cittadini, e questo ribalta, diciamo, quella che è la logica classica, tale per cui appunto la logica, consentitemi, un po' enciclopedica, per cui c'è chi si occupa di osservare, catalogare tutto il resto e poi dà in fruizione l'archivio. In questo caso è completamente diverso. Mi piace ricordare che Grosseto in questo senso è un'avanguardia, perché questo progetto non esiste in Italia, è quello che so neanche in Europa. In Europa sì, in Italia, in Inghilterra. Ah, ok, in Europa esiste in Inghilterra, però in Italia è la prima volta che si fa un progetto del genere. Ha ulteriore supporto della validità del progetto. Mi piace sottolineare che la piattaforma che viene utilizzata è una piattaforma di software libero, quindi è molto importante anche questo, va nel segno della continuità di quello che è l'approccio dell'amministrazione, di non ricorrere a soluzioni proprietarie, ma di ricorrere sempre a soluzioni aperte. E anche in questo caso siamo andati alla ricerca, fortunatamente c'era già un progetto avanzato su questo, siamo andati alla ricerca di soluzioni aperte e libere. Quindi in questo caso siamo, spero in tutti i casi, siamo conseguenti alle scelte che abbiamo fatto a livello di strumenti da utilizzare informatici. Mi fermo qua, lascerei la parola alla dottoressa Pachetti, la presidente di Fondazione Cultura, come sapete, ci spiega un po'. Buongiorno a tutti, anche io vi ringrazio di essere presenti a questo incontro. La piattaforma di cui parlava l'assessore è funzionale in maniera totale, direi, al buon esito di un progetto che Fondazione Grosseto Cultura ha fatto proprio e ha stimolato nel suo divenire sempre più concreto, grazie all'interessamento innanzitutto del dottor Andrea Sforzi, che è il direttore del Museo di Storia Naturale, e del validissimo contributo dei ricercatori che collaborano con lui. Sono ricercatori che lavorano fondamentalmente per il Parco Naturale della Maremma, ma che grazie all'intervento di fondazione svolgono anche una parte delle loro attività di ricerca anche presso il Museo di Storia Naturale, mettendo ancor più in evidenza lo stretto rapporto di interconnessione che c'è già attualmente tra il museo e il Parco Naturale della Maremma, ma che ci auguriamo nel prosieguo delle nostre attività possa essere sempre più costruito e sempre più in osmosi. È particolarmente piacevole per me illustrare questo progetto nelle linee generali, perché poi nel particolare ne parlerà il dottor Sforzi, per due motivi. Il primo, perché dà valore ancora di più a un soggetto come quello del Museo di Storia Naturale, che ormai si è consolidato nel nostro territorio come un punto di riferimento per la ricerca scientifica e naturalistica in particolare.
Poi perché il nostro museo non è soltanto un contenitore di reperti, non è soltanto, diciamo così, un luogo dove si possono portare gli studenti, dai più piccoli fino agli universitari, per prendere visione, per analizzare quelli che sono gli aspetti particolari naturalistici del nostro territorio, ma è anche un punto di riferimento per l'attività di ricerca scientifica, come dicevo prima, e naturalistica in particolare. E questo è un progetto ambizioso, noi ci auguriamo che possa diventare, con l'aiuto del CET, quindi con il Centro di Informatica del Comune di Grosseto, davvero una realtà fruibile e utilizzabile da tutti i cittadini. Quindi è un aspetto questo che ci preme particolarmente sottolineare, perché la mappatura della biodiversità nella provincia di Grosseto, nel nostro territorio, è fondamentale. Da sempre si parla della ricchezza della biodiversità della provincia di Grosseto. Siamo collocati in un luogo particolarmente fortunato da questo punto di vista, però bisogna anche comprendere a fondo qual è la complessità di questo ambiente in cui viviamo, e lo si può fare grazie soprattutto al monitoraggio dell'esistente e poi valutare quelle che sono le dinamiche delle popolazioni nel corso degli anni, di tutte le popolazioni, quelle animali ma anche quelle vegetali. Ogni anno si introducono specie aliene provenienti da altri continenti, da altri territori nel nostro. Alcune di esse scompaiono nel breve periodo, altre invece si mantengono, si consolidano e fanno del nostro territorio la loro casa di elezione. Altre specie, ahimè, che sono magari autoctone, tendono a scomparire per motivi legati all'attività antropica oppure ai cambiamenti climatici o a quant'altro. Quindi fare un monitoraggio attento dell'esistente e darne una valorizzazione credo sia il primo aspetto che si debba perseguire. Quindi io mi fermerei qui, lascio la parola all'esperto, al dottor Sforzi, e vi ringrazio della partecipazione. Allora, prima di lasciare la parola al dottor Sforzi, lascio la parola a Ludwig Bargalli, non so se è anche il tuo nome, che oltre a essere naturalmente uno di quelli che hanno fatto sì che il progetto avesse vita sul web, perché si è occupato della parte sistemistica, anche il presidente dell'associazione Google Forms, che è il terzo soggetto che entra a far parte di questo progetto. Non me la presento l'associazione Google Forms perché ormai la conoscete tutti, quindi passo direttamente la parola a lui. Sì, sarò benissimo, sono qui in duplice veste, la prima appunto come rappresentante di Google Forms, perché come diceva Luca questo progetto è stato realizzato grazie interamente al software libero, cioè a volte i progetti vengono realizzati in parte nel software libero, certe volte in maggiore parte, certe volte in piccola parte. Due dati tecnici, di solito sono tanti giornalisti quando devono avere dati tecnici, dal sistema operativo al database, al web server, ai linguaggi di programmazione, ai framework utilizzati e alle librerie, tutto è software libero dall'inizio alla fine, non abbiamo utilizzato nemmeno una riga di codice proprietario. Bullet Walk era proprio qui per dare la consulenza sull'installazione e la configurazione di tutti gli apparati. A che punto siamo? Allora, il progetto tecnicamente pronto, non è ancora stato reso pubblico perché dobbiamo affrontare una parte di testing, il classico beta testing che si parla delle procedure, quindi sceglieremo un certo numero di persone che faranno delle foto, dei rilevamenti, li inseriranno nel nostro sistema. Finita questa parte di testing decideremo quanti mesi utilizzarla, da quel momento in poi partiremo ufficialmente con il progetto aperto al pubblico. A questo proposito volevo fare proprio a voi giornalisti due appelli. Uno, se potete dire che stiamo cercando persone che ci possano aiutare a fare il testing proprio andando sul campo, facendo allevamenti per questo progetto, e la seconda richiesta invece è una richiesta più tecnica. Siccome vorremmo mettere a disposizione questo progetto non solo per il nostro territorio provinciale, ma estenderlo a tutto il territorio italiano e anche perché no, agli altri stati europei, come mettendo a disposizione il nostro database, il nostro warehouse, si chiama in termini tecnico, in modo che altre zone d'Italia possano inserire i dati e sia possibile realizzare, ecco, magari come uno standard de facto, una catalogazione di tutte quelle che sono le specie relative al territorio. Ecco, per fare questa cosa abbiamo bisogno anche di qualche tecnico che ci dia una mano. E a questo proposito il Comune di Grosseto già da un po' di tempo ha aperto dei bandi
per cercare degli stagisti, stagisti in vari settori, uno di questo è quello informatico. Quindi se potete diffondere questa notizia, stiamo cercando persone che hanno una competenza tecnica, sistemistica di programmazione, disposte a fare uno stage dai 3 ai 6 mesi presso il comune di Grosseto, ecco, durante questo stage potrebbero proprio occuparsi della, di seguire questo progetto. E farebbe anche, sarebbe una cosa molto importante per il loro curriculum, certamente se uno è un tecnico e si può interessare di queste cose. Chiaramente, come viene suggerito, gli stage non sono retribuiti, vengono fatti esclusivamente per fare esperienza tecnica e approfondire certi argomenti, che sarebbe possibile gestire fuori da questo contesto. Allora, ucciso in fondo, il cuore del progetto ce lo raccontando tu. Sì, come io devo sottolineare che questo è l'inizio di un progetto. Oggi firmiamo un protocollo d'intesa, ma in realtà per portarci avanti abbiamo già fatto parte del lavoro che sarebbe stato impossibile senza la collaborazione di Cura Work e del sede del Comune di Grosseto. Sarebbe stato anche impossibile senza, come accennava prima la Presidente di Fondazione, la collaborazione di ricercatori che hanno lavorato con noi dall'idea iniziale a cercare sul web altre esperienze, a mettere a punto l'idea fino ad arrivare a qualcosa di concreto che speriamo possa essere presto visibile sul web. Di che si tratta? Sarà un sito internet piuttosto articolato e potrà avere varie funzioni che in qualche modo si rivolge sia ai professionisti, sia alle scuole, sia al pubblico generico e di base realizza quello che in termini anglosassone si identifica come la citizen science, cioè dà la possibilità a cittadini comuni di partecipare alla raccolta dei dati, però al tempo stesso dà anche, e questo lo faremo attraverso iniziative che dovremo poi realizzare e attraverso il sito, l'opportunità di formazione, ovvero di dare gli strumenti per conoscere meglio alcune specie, per riconoscerle e quindi un coinvolgimento diretto molto forte. Se pensate che questo si inserisce in un contesto nazionale in cui purtroppo le nostre università sono pochissimo attive su questo campo, purtroppo ancora devo dire che a livello nazionale ministeriale non esiste una lista aggiornata delle specie animali del nostro paese, è un progetto che esisteva, è stato aggiornato fino al 2003 e poi è fermo, quindi diciamo, l'ambizione è quella di partire agendo localmente ma pensando globalmente, per usare una frase nota a tutti, e quindi siamo andati a vedere cosa si fa altrove e abbiamo due modelli sostanzialmente. Uno è quello inglese, dal quale abbiamo preso le risorse open source che stiamo utilizzando, e l'altro è quello americano, che poi vi farò vedere velocemente. Allora, giusto per darvi un'idea, questo Nature Spot è un sito internet fatto con lo stesso sistema che utilizzeremo noi, molto complesso perché è in piedi da molto tempo. Qui sono state identificate 2800 specie diverse. Devo dire che in Inghilterra c'è una sensibilità ambientale anche individuale molto molto forte, però se si scorre ad esempio a destra, scegliamo mammiferi, c'è la possibilità di vedere quali sono le principali specie di mammiferi, e questo vabbè, in qualunque sito si potrebbe in teoria trovare. Se andiamo sulla Londra ad esempio, ecco, c'è una descrizione della specie con la biologia, con alcune foto scaricabili, e poi c'è il risultato di quello che è, come vedete nella mappa questa qua, i quadratini verdi sono le segnalazioni in ontra che le singole persone hanno inviato alla warehouse, cioè al database centrale gestito da questo sistema. Ovviamente chi manda queste informazioni è una persona che deve iscriversi, lasciare le proprie referenze principali, e a questo viene attribuito anche un livello di attendibilità, altrimenti chiunque potrebbe mettere dati di qualunque tipo. Poi è fondamentale che ci sia un team di esperti che valuti l'attendibilità di queste informazioni e quindi abbia un processo di validazione, come si suol dire. Questa a destra è la mappa in Inghilterra dove è presente la specie che è stata segnalata. Questo è possibile farlo per moltissimi animali, ora questo è giusto un esempio. Si possono fare poi anche delle, in questo caso è un sito tematico che riguarda le coccinelle, faccio un esempio di quanto si può andare in dettaglio. Allora,
normalmente uno si immagina che possa esistere una specie di congenere che tutti noi conosciamo, in realtà ce ne sono moltissime. Ecco, qui si dà la possibilità al pubblico generico di entrare nel dettaglio della conoscenza di ogni specie. Uno può aver visto una congenere di un colore particolare, può scegliere quella che ho visto io, era gialla, e in automatico viene selezionato quale specie potrebbero essere papabili tra quelle che io ho osservato, oppure rosso e così via. Se vado a vedere se è veramente la specie che ho individuato, ci sono altre indicazioni che mi danno, diciamo, le specifiche principali di queste specie. Dopodiché, una volta registrata, c'è un modulo per un survey, cioè una sorta di campionamento sul territorio dove io devo inserire una serie di dati. Vado veloce per non annoiarvi, insomma, giusto per darvi un'idea di massimo. Il sito internet da cui abbiamo tratto, diciamo, buona parte dell'ispirazione è questo, quello di Opal. In realtà è un sito che è gestito dal Museo di Storia Naturale di Londra e che coinvolge 15 università e centri di ricerca inglesi, e loro fanno monitoraggio in questo modo di acqua, aria, suolo e biodiversità. Una cosa gigantesca, una banca dati enorme. E ad esempio, e faccio un esempio abbastanza semplice, potrebbe essere il monitoraggio di una siepe. Voi sapete quanto le siepi sono importanti anche da un punto di vista ambientale. Allora, se io voglio inserire in questo database, ovviamente devo registrarmi, ne facciamo una sorta di prova generale. Comunque, diciamo, c'è la possibilità di mettere la località che io ho individuato, suddivide la siepe per tipologia, far aprire una finestra appena si... Si apre una finestra di Google Earth che mi consente di visualizzare sulla mappa, satellitare o meno, la mia posizione e di definirla meglio. Dopodiché c'è un form, eccolo, per cui ovviamente inserisco la data in cui ho effettuato la mia osservazione, quindi mettiamo il giorno odierno, posso mettere l'ora. E chi sono? Cioè, se sono una scolaresca, un gruppo di volontari, una famiglia interessata che era fuori per la passeggiata domenicale e ha osservato qualcosa di interessante. Mettiamo un gruppo di volontari, se abbiamo già collaborato al progetto prima oppure no. Piccole domande, molto semplici. E puoi riconoscere le piante che sono nella siepe? Non sono sicuro. Quindi questo è la possibilità di avere poi altri vantaggi. Era una giornata assolata, poi posso vedere come identificare ciò che ho visto. Io chiedo di poterlo vedere su una mappa e quindi ho la possibilità, chiaramente questo è centrato sull'Inghilterra, nel nostro caso sarà centrato inizialmente sulla Toscana, poi magari sull'Isola d'Italia. Posso andare a vedere su una mappa anche satellitare, con la ricerca che tutti voi immagino già conosciate. Insomma, posso... Okay. Allora, decidiamo che questa può essere la posizione. Mi registra le coordinate di quello che io ho visto. Andando avanti, dalla possibilità poi di entrare, ora non vi entro nel dettaglio di questo che è un survey specifico per le siepi, però virtualmente noi potremmo creare, al di là di una possibilità generica di raccogliere dati, e tanto per farvi alcuni esempi pratici, queste informazioni possono includere dagli animali investiti lungo strada. Sapete, recentemente il museo ha recuperato un lupo che era stato investito sulla Grosseto Serra, ma tutti i giorni chiunque abbia l'opportunità di muoversi vede animali investiti dalle auto. In alcuni casi il museo spesso cerca di raccoglierli, di conservarli. Ci sono anche specie molto rare come martore, gatti selvatici, in questo caso appunto il lupo,
e avere qualcuno che magari registra il dato e ce lo manda, oppure fa una foto e ci manda la foto, è qualcosa di molto utile. Oppure una persona può vedere una farfalla, un fiore, non sapere di che si tratta, lo manda al museo, ha la possibilità che venga determinato dal punto di vista sistematico, in più collabora ad arricchire il nostro database. Questo per quanto riguarda il lato web, poi se ci sono domande potremo approfondire dopo. Invece per quanto concerne un'altra applicazione a cui già stiamo lavorando, che potremmo attivare in futuro, c'è la possibilità che questo sistema si possa interfacciare con degli smartphone, ovvero avere un'applicazione, in futuro potrà essere scaricabile gratuitamente dal sito del museo, che dà la possibilità di registrare i dati direttamente utilizzando il proprio telefono cellulare. Ad oggi è disponibile solo con Windows Mobile, quindi con una fetta abbastanza piccola di utenti, ma è in corso, diciamo, lo sviluppo su Android, che è un software molto diffuso e che si sta diffondendo sempre di più. Questo sistema, e faccio un breve video, nasce da un'idea, che è l'idea di CyberTracker, di registrare sul campo informazioni nel modo più semplice possibile, e nasce addirittura dall'idea di utilizzare, in questo caso in Sudafrica, l'esperienza, la conoscenza degli indigeni del territorio come cacciatori, come specie di animali, per registrare dati che altrimenti i ricercatori non avrebbero la preparazione, la competenza, la conoscenza del territorio per poter registrare. A questi indigeni è stato dato un piccolo palmare con un GPS incorporato, la possibilità, adesso lo vedremo, di scegliere tra immagini semplicemente premendo con un dito l'immagine relativa all'animale, e poi qui si vede al fatto che si tratti di un escremento, di un'orma, di un avvistamento, e loro nella loro attività quotidiana registrano informazioni nel modo più semplice possibile, non sanno né leggere né scrivere, che nessun altro potrebbe registrare su questo tipo di dettaglio. Questo sistema è stato poi sviluppato, applicato a vari paesi, e un esempio che noi abbiamo preso come riferimento è quello americano, nello stato di Washington, che si sta poi espandendo anche ad altri stati, che coinvolge anche le scolaresche, i cittadini, e consente con pochi passaggi di registrare in automatico e di mandare le informazioni anche qui a un warehouse o comunque a un database centrale. Allora, se il filmato va un po' avanti, qui si vedono le icone, che sono molto semplici e intuitive, e andando per step successivi uno sceglie prima la tipologia, poi affina la ricerca, fino ad arrivare a prendere il dato con il GPS, collegando l'osservazione, per caso si vede l'occhio che sta per osservazione, la traccia, quanti ne ha visti e così via. Ecco, vi dico, a livello europeo queste esperienze di fatto non esistono, questa non esiste proprio. L'esperienza, diciamo, tramite web esiste, la grandissima esperienza inglese a cui appunto ho fatto riferimento prima, con i quali tra l'altro siamo entrati in contatto, per cui l'idea è anche quella di sviluppare in futuro delle attività di approfondimento tramite workshop e tramite anche progetti europei in collaborazione con il Museo di Londra. Vi faccio vedere soltanto l'ultima cosa, ecco, utilizzando il sistema dei palmari di cui parlavamo prima, una delle tante cose che si possono fare, questa è stata fatta appunto nel progetto Nature Mapping Program di Washington, è quello dei bioblitzes. I bioblitzes sono delle uscite di gruppo che possono coinvolgere più persone, appassionati, in questo caso siamo a Central Park, le persone escono con i loro palmari e registrano tutto ciò che vedono e viene mappato. Quindi quel giorno, a quell'ora, io vedo quanti animali di quella specie sono presenti in quel posto. E questo ovviamente ha un'importanza, diciamo, di tipo scientifico, perché posso raccogliere dei dati, però anche un'importanza di tipo conservazionista, perché coinvolge molte persone, e in più spinge queste persone a saperne qualcosa di più, quindi a formarsi e a dare altri contributi. Alla fine di un paio blitz io posso avere, queste sono delle immagini di persone che stanno facendo, ovviamente non è che cammino e mi guardo intorno, posso anche fermarmi a osservare un piccolo insetto nel prato, oppure portarmi un pochino da farfalle e fare delle catture, qui questo ranger ha una rana in mano e così via. Alla fine io avrò un elenco di specie con delle frequenze, quindi quante osservazioni sono state fatte, se li ripeto regolarmente posso avere un monitoraggio costante di quello che accade. Per noi potrebbe accadere ad esempio sulle mura medice, oppure su un parco cittadino, oppure in una delle aree presenti della provincia di Grosseto.
Insomma, a nostro avviso questo sarà il nuovo modo per fare scienza e conservazione. Mi fermo qua, poi se ci sono domande. Ah, il nome del progetto che abbiamo scelto è Nature, quindi Nature in latino, Social Mapping. Social Mapping è qualcosa che ci siamo inventati noi, che è un po' una parafrasi del social network che tutti conoscono, perché diventa un mappaggio sociale, cioè tutti possono partecipare a creare la mappa della natura della nostra zona. Quindi Nature, Social Mapping. Grazie. Bene, allora prima di concludere con la firma del dottor, magari accendiamo la luce così ci si vede. E io due parole finali per dire che ancora una volta il comune di Grosseto si muove per mettere insieme soggetti che possono, lavorando insieme, scoprire le vere potenzialità che prima non sono state avute. È un modo anche per far sì che la città di Grosseto si apra, cioè noi vogliamo dare tutte quelle che sono i contributi affinché questa nostra terra non sia più considerata qualcosa di isolato e di abuso da molti contesti, ma vogliamo invece inserirla all'interno dei contesti. E sicuramente far parte di comunità scientifiche di questo livello è un modo anche per rivendicare un ruolo per questa nostra bella terra, che non è solo il posto dove si va in vacanza, ma è anche il posto dove si può fare conoscenza e cultura. Passerei a questo punto alla firma del protocollo. E se non ci sono altri, se non ci sono altri vostre domande prima di seguirmi? No, siete soddisfattissimi e sapete tutto del progetto. Vi si interroga allora? Se devi iniziare a catalogare.